Nascere come poeta o da poeta, giungere alla saggistica letteraria, quella profonda, alla critica letteraria, alla interpretazione dei classici, alla cura delle antologie e alla scoperta di alcune personalità che hanno rappresentato il Novecento letterario e hanno caratterizzato il Novecento letterario, significa anche entrare in un percorso che ha nel suo interno la capacità di due elementi fondamentali. Il primo è quello della emozione, emozionarsi attraverso i linguaggi, emozionarsi attraverso la parola, emozionarsi attraverso le dimensioni propriamente letterarie, estetiche, filosofiche. Giacinto Spagnoletti, nato a Taranto l'8 febbraio del 1920, morto a Roma il 15 giugno del 2003, sulle sponde della Magna Grecia. Non esistono orme, esistono le sponde, una metafora molto profonda all'interno di un processo che è un processo profondamente umano ed esistenziale. Dicevo, nasce da poeta e giunge alla classicità della letteratura, allo studio di autori che vanno da Belli, Gioachino Belli, a Gozzano, ad uno studio particolareggiato su Italo Svevo. Aspetti che hanno una peculiarità, se si pensa in modo particolare, all'importanza che per Spagnoletti ha avuto la cultura e la letteratura francese, quella letteratura che va da Baudelaire a Verlaine, e in modo particolare la proposta di un poeta come Cesare Pavese che pubblica nel momento in cui si crea una polemica su Pavese realista e non realista, pubblica i versi di La terra alla morte, verrà la morte avrà i tuoi occhi, imponendolo in una sua antologia prima scolastica e poi un'antologia sulla poesia del Novecento, subito dopo la morte di Pavese. E credo che questa sia poi in fondo una chiave di lettura che ci permette di ascoltare le voci, gli echi, gli archetipi di quel mito greco che sono dentro la formazione di Spagnoletti, mito greco che ha ascoltato nell'echeggiare del mare di Taranto, sulle sponde di Taranto, segnando egli delle orme precise, lasciando delle orme precise, Spagnoletti, e dando poi la possibilità e la capacità di leggere tutta la poesia italiana del Novecento attraverso un modello che è quello del petrarchismo, superando coraggiosamente la visione stinnovista, pre-stinnovista, e interpretare il Novecento letterario attraverso la dimensione post-crociana della poesia dell'età barocca. Credo che questo sia un segno tangibile di come Giacinto Spagnoletti abbia poi creato un rapporto significativo tra Ungaretti, Montale e Quasimodo, e come abbia letto, traducendo autori come Diderot, in modo particolare, Bernanos, quindi entra in questo mondo cattolico, egli stesso che faceva parte di quel crepuscolo papiniano, di quel crepuscolo anche se vogliamo eretico alla Ernesto Buonaiuti, in una visione in cui la letteratura, come la storia, non può avere parentesi, ma
soltanto continuità. E i poeti del barocco, lo studio sui poeti del barocco, che risale al 1960-61, costituisce una pietra miliare per comprendere poi le eredità di Spagnoletti, che sono le eredità classiche, come dicevo, nate all'interno di quella cultura mediterranea profonda, profonda, arcana, che è dentro la tragicità greca, che è dentro quella tragicità che viene in un binomio ben preciso, greco, magno-greco, ionico, tarantino, Archita Leonida. E credo che intorno ad Archita e a Leonida Spagnoletti abbia inserito una personalità di spicco, molto cara anche a Cesare Pavese, il poeta ibico. E credo che questo sia ancora una volta quella vita che diventa sostanzialmente la ricerca di una vera e propria tenerezza sul filo della malinconia. Non ho citato in questo percorso dalla poesia alla saggistica, alla critica letteraria, allo studio della classicità, la sua narrativa. È la seconda fase. Dicevo, nasce come poeta, da poeta, però arriva immediatamente, dopo le prime pubblicazioni del 40-41 in poesia, arriva al 1946 con un testo di narrativa Tenerezza, poi Le orecchie del diavolo nel 53, Il fiato materno nel 71 e così via. Ma il rapporto con la propria terra, il rapporto tra padre e mare, l'eredità filiale, la si ascolta nelle sue poesie, in quelle poesie che lo vedono protagonista insieme al padre e lui figlio, soprattutto quando in una poesia dal titolo Colloquio a tre con mio padre e mio figlio. Colloquio a tre, io, mio padre e mio figlio. Le cose che ti accolgono quassù le ho mutate, le ha mutate la guerra. Lì non c'era quel lugubre comignolo ed il muro, ora tanto elevato, se ricordi, serviva ad appoggiarci per guardare il giardino. 1952. Comunque, nel 1941, Spagnoletti scrive dei versi dal titolo A mio padre d'estate. Egli portava il mare in me, dice Spagnoletti, lo posava nella mia fantasia. Ogni qualvolta si avvicinava brusco e sdegnoso come il mare, ma intimamente dolce come il suo calore, che non si può raggiungere. Le sue braccia parlavano in seguito come le articolazioni delle correnti che si dividono la dolcezza dell'elemento quando la bruna superficie è tesa. E alle sue guance, ai suoi occhi aperti e indifesi dovevo riferirmi per comprendere la bontà religiosa che a volte irraggia dalle tenebre marine. Siamo a Taranto. Sulle strade del mare ci incontriamo ogni sera e ogni sera ci perdiamo. Vedo il cielo rifarsi alla tua luce. È tempo d'amore. Vagabondo, non è tempo d'attesa. Se la sera ripassa tra questi alberi, come fanciullo spesso io in un giardino, ad un breve richiamo, ancora una volta mi volgo. Ecco il suo rapporto con la città che è il rapporto con il padre, questa Taranto che è sulle sponde della Magna Grecia, che è in Magna Grecia, ma che ha il golfo come abbraccio.
questo legame tra il regno del sud o i regni del sud, dal punto di vista storico, dal punto di vista storico-politico, diventano i regni di una metafora che a sua volta, in letteratura, attraversando l'estetica e attraversando quella filosofia della ribellione camusiana, vera e propria, diventa mistero, profezia, fantasia, il tutto all'interno di questa lettura, all'interno di questa chiave interpretativa. E la città è sempre lì, questa città immensa, dice Spagnoletti, soprattutto quando cammina su via Cavour. Ricordo le grondaie cinerine da cui cadeva, lieta nei tramonti d'estate, qualche goccia di pioggia dimenticata. Oh, non posso più ricordare quella luce soave che risaliva a notte il buio delle navi. Favola, mistero, fantasia, questa città. Questa città che è onirica, che si ribella alla realtà nella letteratura e che diventa anche religiosa pazienza all'interno di quelle figure dei marinai che si chiudevano nelle taverne e ridevano di ragazze e i balconi traboccavano di garofani. Bene, anche all'interno della sua lettura critica ha usato la critica dello sguardo, l'estetica. In fondo, Spagnoletti, da studioso della letteratura francese, poneva al centro quella memoria che era il piacere del giorno, o i piaceri dei giorni prustiani. Prustiani, e quindi anche la letteratura interpretata dal punto di vista critico è rimasta un'intermittenza del cuore, anzi è un'intermittenza del cuore. E Roma è Taranto. Taranto è il mare, è fatta di strade, e questa sua fedeltà in Spagnoletti la si legge poi nei suoi studi su Raffaele Carrieri, uno dei massimi studiosi di Raffaele Carrieri. Ha interpretato Raffaele Carrieri grazie ad una prospettiva sia artistica, sia profondamente poetica in quella ionicità che ha il cuore tra i due mari. Spagnoletti è questo, ma è anche altro, ovvero è quella ricerca d'amore, quel bisogno d'amore in cui autori come Antonio Delfini, autori come Boito, autori come Casanova, appunto come Gozzano, al quale ho fatto riferimento, costituiscono l'asse intorno al quale il modello appunto petrarchista interagisce con quel crepuscolo che non è crepuscolarismo gozzaniano o corazzaniano, ma è il crepuscolo metaforico del sole che tramonta sul filo dell'orizzonte tra il mare di Taranto e nelle lontananze i monti della Calabria. Bene, è questo il dato in cui le sponde diventano le rive, mai le orme. Non ci sono orme, ci sono eredità, ci sono identità, e queste appartenenze, identità ed eredità, hanno fatto gli Spagnoletti uno dei punti nevralgici della critica letteraria, della critica del Novecento, che ha sostanzialmente
creato una sintesi di un'Europa della poesia, di un'Europa delle culture, attraverso la consapevolezza centrale che anche la letteratura è l'humus di un'antropologia in cui gli uomini formano le civiltà e le civiltà formano i popoli. Il passaggio dalla grecità alla Magna Grecia e l'incontro dalla Magna Grecia alla grecità resta nevralgico. Resta nevralgico soprattutto nel momento in cui le partenze sono costantemente una metafora delle possibilità dei ritorni, possibilità dei ritorni, e a perdita d'occhi dalla terrazza nel verde cupo delle foglie ritorna lo splendore del padre che diventa un prato, il padre che diventa la metafora di un prato che parla, che si ascolta, che lascia i segni tangibili di un mito che continua, non smette e va oltre la memoria stessa, quella memoria perduta che ha dentro i propri dettagli il senso della memoria ritrovata, ovvero del tempo ritrovato. Una letteratura alta rispetto al modello descrittivo della rappresentazione del reale, della duplicazione del reale, una letteratura che diventa estasi dell'estetica vera e propria. Quindi si incontrano gli spagnoletti l'immagine e l'immaginario. Questo è il dato forte di una letteratura che resta oltre la storia, perché si intaglia dentro quella dimensione cosmica infinita che è data certamente, prustianamente, dal tempo. Questo è il mio Spagnoletti.